una cosa che non c'entra niente con l'argomento, perché mi è venuta in mente in questo momento. Michele, ma assomiglio a tua mamma? Che uno mi ha detto, ah, noi ci siamo già conosciuti, era una signora amica di Casiello, e invece mi aveva confuso per tua mamma. Assomiglio a tua mamma. No, tra l'altro mi sa che sei più giovane. Non credo. Ah sì. Sono del 57. Sei più giovane del 52. Vabbè, sì. No. Che imbarazzo. No, mi è venuto in mente adesso, è successo pochi giorni fa, quindi dovevo chiedertelo, scusa. No, per fortuna per te. No, più che altro così. Già mi sentivo molto mamma di Zero Calcare, tu lo sai, da quella famosa cosa del computer, per cui in questo... Però ero mamma di Zero Calcare, quella, capito? Ok, adesso possiamo parlare seriamente, scusate l'inciso poco professionale, ma... indipendenza nel fumetto, fondamentalmente, dobbiamo partire, poi per parlare dell'indipendenza in generale, perché appunto, come diceva Mattia, io sono smemorata di nomi, non solo adesso che sono vecchia, appunto l'indipendenza è un termine abusato, e però che è importante, che è anche significativo in molti paesi. L'indipendenza è davvero fondamentale nella nostra vita, e sarebbe fondamentale essere davvero indipendenti. Siamo sempre molto dipendenti dalle cose che ci circondano, anche quando cerchiamo di non esserlo, siamo influenzati, no? dalle cose. Torniamo per il momento al fumetto, perché poi all'andare attorno mi piace che con alcuni ci si dà le spalle. E quindi il fumetto di per sé ha una certa facilità l'indipendenza, perché la dipendenza da cosa dipende? Fondamentalmente spesso da questioni economiche, nella politica lo sappiamo, nella vita. Basta pensare a volte, no, la separazione di famiglie che è bloccata da questioni economiche. Insomma, l'economia può crea facilmente la dipendenza. Non è solo l'economia, ci sono anche le convenzioni, il potere, no? Però insomma, diciamo che il fumetto di suo è sempre stato libero. Per esempio, rispetto al cinema, ha sempre mosso cifre più piccole, quindi ha creato meno grandi giochi, meno grandi produzioni, grandi... E soprattutto quando uno comincia a fare fumetto, può farlo nella maniera più indipendente possibile, veramente totalmente indipendente, perché... perché l'indipendenza del fumetto nasce dal fatto di essere da soli, volendo, davanti a un pezzo di carta o al computer, ma partiamo dal pezzo di carta che rende bene la semplicità e povertà del mezzo, con una penna, una qualche penna. E alla fine credo che con 50 euro di investimento, non parliamo del tempo ovviamente, si possa produrre un 90 pagine di fumetto. Che dici? Pensando, io con un pennarello da 2,50 euro faccio 3 pennarelli di 3 misure diverse, 2,50 per 3 fa 7,50, faccio 10 pagine. Solo? Sì, io calco da cifra, vuol dire che sì. Però sì, diciamo 70 pagine si riescono a fare. Quindi sì, però c'è un risparmio, insomma. Poi se si usa la china spendi di più magari all'inizio di pennino o pennello, però con la china spendi ancora meno di pennarelli, più economica. Insomma, ci vuole veramente poco denaro per produrre il fumetto, per creare il fumetto, che è diverso dal produrre, perché il fumetto come arte multipla va poi diffuso, cioè l'affresco o il murale o il graffito lo fate sul muro, e però per un affresco, un murale su un graffito c'è un investimento economico secondo me maggiore, non so quanto a bomboletta, tornando ai graffiti.
In ogni caso il fumetto ha bisogno invece poi di essere moltiplicato e diffuso, a meno che non si faccia un pezzo unico che si passa di mano in mano, che potrebbe essere anche un'idea di un nuovo tipo di autoproduzione. E questo invece crea tutto un altro discorso, comincia la produzione che può essere estremamente complessa e costosa e legata a una serie di cose che limita a questo punto l'indipendenza. Perché non solo come produzione, perché l'indipendenza dice sì, ma io investo invece che solo quei 50-60 euro, investo un po' di più e stampo con il computer, fotocopio, faccio e me lo diffondo e quindi in fondo resto ugualmente indipendente, raggiungendo magari un pubblico non enorme, ma in realtà però nel momento stesso in cui parliamo di lettori e pensiamo di comunicare con qualcuno, la nostra indipendenza è forte ma già limitata, se vogliamo cercare di comunicare alle altre persone. Una cosa è fare soltanto per se stessi, esprimere liberamente e chi viene viene, una cosa è se cominciamo a pensare a un pubblico. Non so quando per esempio a te sia mai successo il passaggio cosciente o se l'hai fatto di partenza, di pensare, comunque questo è un pensiero di qualsiasi autore, fai una cosa pensando che la stai dicendo a qualcuno, almeno potenzialmente, no? Quindi... Vabbè, intanto grazie, nel senso grazie a bellissima Mattia per l'invito qua, grazie a chi è venuto e grazie a Laura Scarpa che è una delle colonne del fumetto italiano. E quindi sono molto contento di stare qua, con un certo imbarazzo in verità, perché quello che diceva lui all'inizio sulla questione dell'indipendenza, che significa indipendente da che cosa, è una cosa che io mi chiedo continuamente, perché poi non la voglio pigliare come una roba di autoanalisi questa chiacchierata, però sono dei temi su cui io ho un sacco di paranoie, di ansie, se ci posso rientrare o no nel concetto di indipendenza, se il lavoro che sto facendo adesso come fumettista può ancora essere considerato fumetto indipendente o no, se uno può switchare da una cosa all'altra, insomma io ho un sacco di domande in testa e spero che invece questa chiacchierata mi aiuta pure a chiarire in qualche modo. La domanda è quando è che io ho cominciato a, cioè se ho cominciato e quando è che ho cominciato a pormi la questione del pubblico. Allora, io in realtà molto prima di fare fumetti in un ambito commerciale, nel senso delle robe che erano vendute, cioè, da una casa editrice, eccetera, io li ho sempre fatti all'interno di quelli che sono i centri sociali, gli spazi occupati, che è una roba che sicuramente è indipendente dal mercato e che è completamente slegata da quella roba. Però sia la mia maniera di lavorare invece c'è molto poco di indipendente in senso teorico e astratto, nel senso che intanto tutto quello che facevo era quasi sempre e ancora per certe cose che faccio. Una cosa che serve a comunicare qualcosa al pubblico, nel senso soprattutto quello che viene prodotto all'interno degli spazi occupati, dei centri sociali, deve comunicare una campagna, un tema, una causa, eccetera, e quindi uno deve proprio farlo pensando a essere più comprensibile possibile rispetto a chi la riceverà, a prendere proprio per mano il lettore rispetto a certi temi, eccetera. Questo proprio quindi per la ricezione l'aspetto del pubblico è importantissimo, magari non sui contenuti ma sulla forma sicuramente è importantissimo che sia accessibile. Poi proprio dal punto di vista a monte di come si lavora, se uno pensa, cioè l'idea che uno si sveglia la mattina e scrive quello che gli pare, eccetera, è lontanissimo dalla mia maniera di pensare il fumetto applicato a cose politiche, che è quello che ho fatto per un sacco di tempo e che in parte faccio ancora. Cioè è un prodotto in realtà collettivo che si discute insieme con un sacco di persone, in cui un'assemblea decide che taglio dare alla cosa da dire, come fare quel messaggio, insomma, quindi portando con sé pure tutta una serie di rotture di coglioni infinite, perché bisogna mettere d'accordo magari 50 persone, ognuna con una sensibilità diversa, ognuno che ha delle priorità diverse rispetto alle cose che bisogna dire, a come bisogna dirle, quindi insomma è
è il mondo dei legacci, cioè c'è pochissimo di dipendente dal punto di vista della creazione, eccetera. Poi dal punto di vista invece del mercato sicuramente sì. Sì, questo infatti mi ricordo perché ne avevi parlato tra l'altro nell'intervista del tuo apprendimento anche di comunicare con il pubblico dato dall'esperienza dei centri sociali, non solo dei fumetti ma proprio di manifesti, di volantini, dove ogni immagine, a parte la correttezza formale rispetto a tutte le varie forze, identità, era anche quella di essere estremamente chiari e comunicativi. E devo dire che l'ho notato anche quest'estate passando per Venezia, perché proprio era lontanissimo un volantino piccolo così tuo sulle grandi navi e l'ho beccato immediatamente, cioè era un pezzo stacciato, no? Perché era un po' di tempo che stava appeso. Quindi voglio dire, sicuramente questa cosa della comunicazione, dell'essere chiari, del saper dire la cosa, è stato una grande lezione e anche un tuo grande interesse ovviamente, cioè le cose non vengono mai solamente per esperienza tecnica, diciamo, ma anche perché è un'esigenza interiore dell'autore o di chi fa la cosa, cioè la tua esigenza è di essere chiaro e nel lavorare quindi poi nei centri sociali o nelle cose politiche, questa tua esigenza trovava giusto la risposta. Tornando al discorso di indipendenza e del fatto che appunto ci siano vari livelli, no, nella creazione del fumetto, cioè prima il livello comunque, appunto come abbiamo detto, l'autore in fondo è indipendente totalmente, anche se poi può limitare, ma è relativo, la sua creatività per quello che vuole comunicare, quindi magari una cosa che gli piacerebbe fare, disegnare in un certo modo, può rendersi conto poi che non funziona e quindi si autolimita, ma è una limitazione sempre nel nome dell'indipendenza e della voglia di comunicare. La produzione invece diventa il punto più ostico e discutibile, perché abbiamo fondamentalmente oggi tre modi di produrre in senso cartaceo, ma c'è anche la diffusione digitale, quindi esiste il modo gratuito sia per chi lo fa, sia per chi può essere a pagamento, ma può essere completamente gratuito anche per chi lo legge, lo recepisce, di fare un prodotto, un fumetto, e questo è in genere totalmente indipendente, anche se poi a seconda dei canali che si utilizzano potrebbero esserci dietro varie economie. Sappiamo che tutto quello che è gratis non è poi così totalmente gratuito, però se tu nel tuo blog, nel tuo sito hai messo le storie, le hai messe in maniera indipendente da, diciamo, influenze dirette esterne, da logiche di mercato, e il pubblico ha potuto arrivare in maniera molto, molto libera, autonoma, senza pagare. E poi si è creato però comunque un meccanismo di dipendenza tua dal pubblico, che era: se voglio che mi seguano, quindi se voglio poi poter comunicare quello che voglio comunicare, o divertirmi a fare il fumetto avendo una risposta, devo farlo tutti i lunedì, diciamo, con una certa regolarità, o lunedì su due. Cioè devo avere comunque, devo impormi delle regole. L'indipendenza non vuol dire insomma essere esenti da regole e da autolimitazioni. Quali sono state per te le principali? Io sono l'uomo delle regole, cioè, io anche nella mia vita privata io sono stridente, non fumo, non bevo, eccetera, quindi nel senso che io di solito penso che le limitazioni che uno si dà da solo non sono proprio limitazioni, nel senso sono delle scelte e uno poi le segue, eccetera. E allora,
io ho una rilettura gigante in questo periodo, non voglio attaccare pippe tristi, però io ho una super rilettura anche di tutta la vicenda del blog, eccetera, anche piuttosto, tanto non è che dobbiamo raccontare cazzate, e il blog in realtà è nato perché Mancox ha detto apri sto cazzo il blog a tutti i costi, io non lo volevo aprire, e lui lo voleva aprire perché così vendevamo la profezia dell'armadillo in versione autoprodotta, quindi in realtà l'idea stessa del blog, certo che è indipendente, nel senso che nessuno mi finanziava niente e nessuno doveva pagare nulla per quella roba, eccetera. Però l'idea con cui era nato quel blog nella testa di qualcun altro, perché poi era la testa di Mancox, era quella di fidelizzare un pubblico che si comprasse quella cosa, perché ne avevamo stampate 500 copie e lui pensava che si andavamo tutte in faccia più o meno, perché non aveva fiducia nella mia rete dei familiari, zie, cugini che se lo potevano comprare. E questa cosa inizialmente è nata con questo, poi devo dire che c'è stato tutto un momento, io in realtà non ci ho mai creduto che questa cosa facesse vendere il libro, quindi all'inizio non l'ho proprio fatto. Quando ho visto che lui ci pubblicava le mie storie e la gente, le prime due credo, e qualcuno aveva cominciato a commentarlo, gli piaceva quella roba, non lo so, era una cosa un po' gratificante, cioè una cosa che comunque mi piaceva, io era la prima volta che avevo un feedback diretto dal pubblico, perché non ero mai stato a pubblicare blog su internet, eccetera. Quindi questa roba mi aveva un po' stimolato a continuare e c'è stato un momento che effettivamente una brevissima durata saranno stati 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, in cui io pubblicavo queste storie senza nessun tipo di costrizione. Io in quel momento non è che lavorassi tanto, perché poi stavo chiudendo anche la società per cui facevo traduzioni, eccetera, quindi avevo pure più tempo libero, le facevo perché mandavo, mi divertivo, questa cosa aveva un bel ritorno dei feedback, eccetera, quindi era una cosa di un certo tipo. Poi a un certo punto questa cosa, evidentemente quando questo meccanismo si ingrandisce, eccetera, è ovvio che nella capoccia di ciascuno scattano delle cose che poi sono che non dovrebbero scattare, però in realtà sono fisiologiche. Per esempio il fatto che tu fai una storia, io non ho mai fatto razionalmente delle storie pensando faccio questa storia per piacere al pubblico o cose simili. Però è ovvio che se tu fai una storia che viene condivisa da 30.000 persone e una che viene subito dopo, ti viene voglia, cioè subito dopo, se quella dopo la condividono in 5.000, un po' ci rimani male e quindi ti viene da pensare quali sono i meccanismi per cui quella roba è andata così bene e questa è andata così male, e quindi sono delle riflessioni che uno fa anche involontariamente. E io poi ho sempre cercato razionalmente di non seguirla mai questa cosa, cioè di essere il più possibile con la barra dritta rispetto alle cose che volevo. Probabilmente a volte avrò fatto delle cappellate pure io, perché sono anche dei meccanismi inconsapevoli questi, però io ho provato il più possibile a seguire. Poi c'è stata tutta la parte invece che quando tu inizi a dare un servizio a delle persone, che può essere una storia al mese, una storia a settimana, ogni 2 settimane, eccetera, e poi nel momento in cui tu magari per casi della vita, per i cazzi tuoi, perché c'hai da lavorare, perché c'è delle cose, questo servizio lo riesci a fare meno frequentemente, inizia tutta una serie di rotture di cordoni, di gente a marcio in merda, ti ammazzo, ti sconsortare, colpa tua, eccetera. E l'ultimo è lunedì, un tipo mi ha scritto comunque che cazzo vuoi fare a Cobane, io con il libro di Cobane mi ci sciacquo le palle, io l'ho conosciuto per il blog, brutta cosa fanno fare, brutta cosa tipo fanno le persone quando hanno i soldi, cose così, la roba che ho pensato io, questo lo devo trovare, e è rarissimo ormai che ancora mi segnano le persone che devo trovare, questi sono quelli che pensavo che l'avrei dovuto trovare. E che si prova a essere un fenomeno da baraccone? No, nel senso che poi dici senti, cioè nel senso sono tutte cose che a me mi hanno ansiato tantissimo nel corso degli ultimi 3-4 anni, eccetera. E non so bene come si esce da questa cosa, perché non ne sono uscito, io continuo a vivere con delle ansie terribili, il fatto perché poi io l'obiezione di questo stronzo io la interiorizzo anche in parte, perché penso che forse invece ho tradito qualcosa, però cioè il pubblico è chiaro, allora giusto selezioni un pochino, scremiamo e sì, magari lo anche
Sì, però poi io tendo a comunque... Non è che l'hai selezionato dicendo aspetta che adesso faccio qualcosa di difficile che solo alcuni possono capire. Si è allontanato lui, le strade si dividono, le coppie si separano e anche i lettori dai tovi degli altri, come gli amori. Io vorrei sempre tenere in equilibrio tutto, cioè, lo so, invece non funziona. Lo so, invece... No, io volevo riprendere invece sul tema indipendenza, perché adesso sei arrivato a un punto che secondo me è interessante. Io poi sono d'accordo, cioè, noi per esempio con Bellissima stiamo provando a muovere un passo dentro questo terreno, anche con un livello, diciamo, di sperimentazione, non so se chiamarla inchiesta, comunque sicuramente ibrido, come si vede poi anche dalla forma agonistica magari, piuttosto che alla programmazione eccetera, che però io sono d'accordo, vedo questa indipendenza un po' come una scatola vuota. Sono sicuro che va riempita, nel senso questa parola e questa va sostanziata anche con i fatti. C'è un dibattito secondo me apertissimo, che sta un po' poi su tutto, poi lo puoi riportare nel mondo editoriale, dove ha delle sfumature varie, ma si può portare anche fuori. C'è il dibattito per esempio ultimamente sulla street art, che avrete penso tutti visto, con Blu, che ha aperto un varco tra l'altro in un dibattito pubblico, anticipando quello che insomma era nelle corde, visto che c'è, come dire, un certo cittadinismo abbastanza diffuso che come dire, fa esattamente il contrario, cioè li pulisce i muri, c'è un'altra parte che li valorizza e valorizza la città, insomma la gentrifica. Insomma, non voglio parlare di questo, però su quello c'è un dibattito su indipendenza. Stessi altri street artist come Banksy fa un'altra forma di indipendenza, diversa dalla sua, come dire, e stanno dentro il dibattito. In questo caso, per esempio, a me interessano due questioni, come dire, diciamo della storia tua, non biografica quanto proprio fumettistica, non so se si dice così, chiamiamola così, insomma, che in qualche modo uno appunto si trova a fare il blog, poi le cose funzionano, poi appunto arriva la casa editrice, la cosa va bene, e in qualche modo c'è qualcosa che secondo me è originale, cioè quello che è successo a te, c'è qualcosa che non riesco a vedere da altre parti, questo senza fare chissà quale elogi, però proprio prendendola così, anche scetticamente, nel senso c'è il fatto che c'è un grande successo di pubblico, di lettori, di vendite e tutto il resto, e non c'è stato né la scelta di andare col grande marchio, che si è presentata, poi questo lo racconti se ti va, e tantomeno la scelta di cambiare i contenuti, cioè i contenuti sono rimasti quelli, o comunque sia non si sono allineati al dibattito, cioè magari sono stati sul pezzo del dibattito, ma con lo stile tuo, la mentalità tua, insomma anche il passato, insomma il presente, come dire, di coscienza politica e tutto il resto. E questo in qualche modo ha funzionato, questo non penso perché il metodo che ha pagato, ma anche proprio il merito delle cose. Quindi c'è una questione che funziona anche nella narrazione delle cose che sono state prodotte, e che tra l'altro è una narrazione esattamente opposta a quella ufficiale, cioè quella mainstream. Come dire, io ricordo qualche mese fa con Repubblica ha fatto la scelta dell'estratto sul tema del decoro, che era esattamente il contrario del dibattito, come dire, no? Andava a opporsi a quel dibattito e ha avuto un grande successo. Sì, in realtà sono gente che mi minaccia di morte tutti i giorni dicendo che voglio che i loro figli crescano nel degrado, quindi insomma grande successo è molto relativo, però. No, però per dire, questa cosa succede ogni tanto, cioè nel senso che c'è qualcosa che sfugge, evidentemente c'è anche una larga fetta di gente che invece preferisce quel tipo di narrazione ed è d'accordo con quel tipo di narrazione, cioè lo dimostrano anche altre cose. Vediamo, senza fare pubblicità a nessuno, ma questo film che è uscito adesso, e lo chiamavano G-Gruppo, ribalta anche lui molte di queste narrazioni sul tema della legalità e tutto il resto. Cioè il supereroe che appena prende i poteri la prima cosa che fa è farsi un banco, no? Come dire,
una fase politica dove invece si teorizza la legalità come prima dell'uomo, cioè prima la legge poi l'uomo, non viceversa, cioè non che i comportamenti creano, ma il contrario. Questo abbiamo divagato, però per dire che insomma magari se ti va di dirci quella parte insomma anche del quanto, intanto cioè, cominciamo a riempire questa scatola con quello che ci abbiamo, prima di dare una definizione detta di questa indipendenza e questa non lo è. Guarda, io rispetto al grande marchio, rispetto ai contenuti io spero di esserci riuscito, nel senso che può essere che delle volte io ho fatto degli scivoloni, eccetera, però in generale ho sempre cercato di fare le cose che pensavo che dovevo fare, che era giusto fare, eccetera. No, non c'è malattia, non c'è ancora l'herpes. Tu dici che questa cosa paga, io su questo ho tutti i miei dubbi e le mie titubanze. Per esempio la roba di Repubblica, in realtà dal punto di vista della coscienza mia di quando mi guardo allo specchio ha pagato, dal punto di vista prettamente di mercato secondo me non ha pagato tanto, io ho perso un sacco di lettori credo con quella roba della verità. E idem, io adesso a aprile uscirà con la BAU questo libro che è una specie di diario di viaggio del Kurdistan, di Kobane, ma anche della parte turca, eccetera, che io me la sentivo carissima perché ho fatto della roba su internazionali che erano 40 pagine super paracule, super retoriche, emotive, eccetera, andate benissimo, pensavo, ah, faccio un libro così, una cazzata. In realtà mi sono reso conto che fa 270 pagine così, è impossibile, alla fine è un malloppone pure impegnativo, insomma, è il rischio che un sacco di gente dice ammazza che palle sto coso. Quindi nel senso io non lo so l'esito di questa cosa, io pensavo che era giusto farla, poi lavorando ci ho pensato forse è il mio suicidio lavorativo, questo, non lo so. E quindi sta roba ne riparliamo tra un paio di mesi. E però penso che l'alternativa a questa cosa è mettersi a fare delle cose solamente per compiacere il pubblico, eccetera, e quella cosa penso che alla lunga, quella di sicuro non paga, o comunque paga ma non per non noi. Paga te, diciamo. Sì, non paga, esatto. Ma secondo me non paga in generale, perché io sì, quando mi rendo conto che mi annoio, il lettore se ne accorge che mi annoio e ne esce del merda la cosa. Quindi non penso che non è proprio una cosa che fa bene a nessuno in generale. Rispetto al grande marchio, pure là io non è che parto da, cioè, sicuramente sì. Però Bau non è un piccolissimo marchio, se posso dire. Cioè, Bau è cresciuto un sacco sicuramente negli ultimi anni. Però anche all'inizio Bau aveva dei titoli pure grossi, nel senso sì, io ci sono finito perché era una cosa che Bau mi piaceva. Bau è una casa, diciamo, editrice media, non è un. È comunque sì, all'interno del fumetto una casa editrice grossa. Nella casa editrice generale, se tu guardi in audio o guardi in Mondadori, è chiaro che è più piccola, però all'interno dell'editoria del fumetto. Devo dire che a me a un certo punto, dopo quando queste cose cominciano a andare bene, poi sembra la sboronata, però effettivamente a me tutti quelli pure più grossi prima o poi certo, sono venuti a bussarmi. E io non è che sono una persona super dura e pura, io dicevo no, mi fate schifo perché siete grossi, eccetera. Io in realtà, io poi ho una soggezione culturale gigantesca verso alcuni dei marchi che tu hai detto, proprio perché sono i pilastri della cultura, di sinistra, eccetera, in famiglia da me, quando io è anche la roba che consumo, cioè che leggo, eccetera, e in famiglia da me mia madre è super, cioè l'idea che io potessi finire con gente così era contentissima, è come via una laurea per me. Quindi è una roba super gratificante. Il problema è che poi si sono posti queste persone con una tale arroganza che sembra finta, nel senso che sembra da caricatura, mo senza entrare nello specifico di chi mi ha fatto cose, eccetera. Ma con un'arroganza e una spocchia per cui era proprio inimmaginabile che se io vengo qua con la valigia piena di soldi tu rifiuti, perché comunque io sono gigante e tutti devono accettare quando io deporto la valigia piena di soldi. Ma siccome a me comunque con la BAU le cose mi vanno bene, perché poi io, certo, quello di cui mi sono accorto è che in realtà quello che fa tantissimo è la distribuzione, una volta che tu c'è una distribuzione che stai ovunque, se il marchio è piccolo, è grosso, è medio, non è che fa tantissima differenza su un sacco di cose,
e quindi per quello, però mi hanno fatto dei dispetti, proprio dei dispetti umani, che sono cose inimmaginabili, ma tipo di dirti i finali delle serie TV che stai guardando, cioè una cosa inimmaginabile, cazzo, cioè che è una cosa che io ti dovrei venire a cercare a casa. Beh, questa è una rivelazione dell'editoria meravigliosa, secondo me è il... cioè, vendicarsi dandoti il finale delle serie TV, è veramente... Però, nel senso, significa farti un nemico per tutta la vita. Cioè, significa... Non le seguo io, quindi a me me le possono raccontare tutte. Però non mi chiedono di lavorare a per il cambio mondo. L'unica cosa bella che c'è nella vita. Cioè, non lo so, voglio comunque, veramente, è anche di un'idiozia, veramente. Però invece era interessante il discorso che facevi sulla distribuzione, cioè l'editore è potente quando lavora bene, cioè è bravo, diciamo, è forte, ecco, non potente sono quelli che dicono i finali di serie TV, ma quando lavora bene e ha una buona distribuzione. La distribuzione è veramente un elemento fondamentale e che può creare o togliere l'indipendenza, perché essere ben distribuiti, vabbè, per essere ben distribuiti bisogna avere anche un certo numero di tirature, avere dei promotori, quindi in realtà è tutto, ci sono dei discorsi economici alla base che sono inevitabili. I piccoli editori, veramente piccoli, spesso non sono nemmeno così bravi, così forti, ma spesso soprattutto non hanno un capitale alle spalle. Gli editori che possono partire con un capitale possono ampliarlo, sappiamo, un discorso del capitalismo, cioè è quello. Però siamo contenti se poi vengono usati bene questi soldi. Oggi comunque, volevo tornare un pochino al discorso di autoproduzione di possibilità, perché poi Michele le ha passate un po' tutte le casistiche, ha pubblicato su un blog libero, quindi economicamente nessun ritorno, anche se lui ci ha spiegato per adesso che in realtà che non era un'idea sua spontanea, ma era in funzione di vendere, però poi voglio dire è una cosa che è anche autonoma il blog, quando lo fai sarà in funzione di fare un libro, ma poi ti piglia la mano, perché appunto è molto bello il rapporto col pubblico che si crea, soprattutto all'inizio quando è in crescita e in genere non ci sono proprio quelli più coglioni dentro, ma sono i primi. Più si amplia e chiaramente più in mezzo alla massa ti trovi magari anche quello che diventa insultante o che... ma all'inizio trovi tanto una carica di affetto molto forte e che dà forza, no, alle tue cose. E magari quello che dicevi tu, che vedi che una storia ha avuto tanto successo e un'altra meno, è vero che può non corrispondere poi alla qualità della storia, ma per esempio quella famosa delle ferrovie, semplicemente più semplice così, però ti educa anche, cioè la risposta del pubblico immediata è un po' quella che negli anni 70 dicevamo agli editori che facevano i libri rispetto alle riviste. Pubblicare su rivista ti dà immediatamente un feedback, non soltanto di risposta di pubblico, ma tu che ti vedi su carta e capisci che cosa hai sbagliato. Questa è la grande virtù delle riviste e per quello, sniff sniff, ho fatto Animals. Ma il blog in questo senso è ancora più veloce, non ti vedi stampato, non è esattamente come vedersi stampati, perché assomiglia troppo alla fase in cui tu l'hai fatto. Dal punto di vista visivo e di lettura tu non hai una distinzione leggendoti nel blog rispetto a come l'hai tu sistemato sul computer, perché è sempre uguale, quello è. Però hai invece un grossissimo feedback, una risposta, una sensazione dei tuoi lettori dietro. Questa cosa è veramente qualcosa che fa molto crescere, quindi dovrebbe essere più coltivata da chi fa fumetti, non solo da chi inizia, secondo me. È pure vero che, soprattutto per chi inizia, io ho avuto una fortuna gigantesca che il mio blog è stato topato dal fatto
perché era sponsorizzato da Bangkok, nel senso che Bangkok aveva già un serbatoio gigantesco di fans, ammiratori, eccetera. Quando lui ha detto andatevi a vedere questo blog qua perché ci metto la faccia io, perché è uno che produco io, eccetera, ci ha avuto automaticamente il mio blog il travaso dei lettori di Bangkok. E sta roba comunque per me è stata poco determinante, perché se il blog con le stesse identiche storie lo pubblicavo rimaneva sassolino nel mare, eccetera, ma io non andavo avanti, perché io la terza storia che non commentava nessuno quando l'ho buttata la finestra nella mia cameretta, quindi nel senso di sicuro hai ragionissima. Comunque, che al di là di quello, io ho fatto caffè a colazione così, perché Marcox mi ha detto no, sì fa, mi è venuta voglia veramente, lui mi ha detto fai Tumblr, io avevo deciso di farlo e lui mi ha messo sul suo Tumblr e mi sono arrivate però 20 persone dal suo Tumblr. E poi però sono aumentati, ma quelle 20 erano persone che frequentavano e quindi è più facile. Ci vuole anche un appoggio, ma siccome il mutuo appoggio in fondo si può avere, comunque le persone che sono venute da te, da Marcox, sono rimaste contente, perché se no venivano e dopo poco si rompevano loro dopo la terza storia. Tu no, ma loro sì. Quindi è chiaro che c'è stato questo incoraggiamento molto e questo sostegno molto forte, ma comunque poi l'hai conquistato. Io sto dicendo comunque che in effetti chi fa fumetti, infatti non solo chi inizia, provarsi anche sulla rete è un buon esercizio, non è obbligatorio per tutti ovviamente, poi la rete è... siccome tutti possono andare su rete, ancora di più di tutti possono fotocopiarsi le storie, è molto difficile trovare le cose, non è un fatto che siamo troppo democratici, ci sono anche le cose brutte, no, è proprio che andarle a trovare è un po' più complicato. Per esempio le vecchie fanzine, le prime fanzine, neanche degli anni 70 precedenti, erano fanzine che tiravano anche poche copie, venivano fatte fotocopie, ciclostile, metodi tribali di stampa, ma sapevano dove andare, cioè se erano di musica andavano in quei posti dove si suonava giusto, in quei bar dove andavano, avevano una distribuzione facile, nel senso difficile, avventurosa, ma con chiarezza. Invece chiamiamola fanzine, il blog di oggi, è difficile appunto. Tu hai avuto, come le fanzine che andavano nel posto giusto, hai avuto il tuo blog infilato in un canale giusto di utenti, chiamiamolo così. E i lettori, beccare tutto quello che gira in internet non è facile, però posso dire che comunque è veramente lo spazio in cui si cerca e si trova. Cioè, Barbara Canepa, quando l'ho intervistata l'ultima volta, ha detto ma di ai disegnatori che loro non devono venire da noi, siamo noi che li becchiamo in internet come editor. Ed è vero, cioè anche perché sì, è vero che a un certo punto però, sì, certo, nel senso che poi molti editor vengono dopo che, cioè ti vengono a cercare dopo che tu hai venduto un sacco, finché non vendi niente puoi essere il più bravo del mondo ma non ti si incula nessuno, manco morto. Certo, ma Barbara è una che cerca su internet, invece sì, quegli altri editor sono quelli seduti in poltrona che vedono chi sta già vendendo, e non solo nel fumetto, anche nella basta vedere quanti romanzieri iniziano con piccoli editori indipendentissimi e poi vengono presi da quelli grandi che, siccome li possono pagare al contrario degli altri, non è detto che li possano promuovere con lo stesso entusiasmo. Quindi infatti ci sono gli abbandoni, ci sono anche i mantenimenti, i giochi divisi, no? Per poter fare questo e quello. Ecco, l'indipendenza non dovrebbe essere, diciamo, pensata legata solamente al canale produttivo, però è vero che se uno si produce da sé decide da solo quello che va bene. Non è detto che decidere da solo sia la cosa migliore, cioè potersi consultare con qualcuno, verificarsi con persone intelligenti ovviamente e non dettate soltanto, no, da un discorso di vendita, è stimolante, per cui indipendenza non vuol dire essere chiusi nel proprio stanzino e decidere da solo e gli altri, quello che mi dicono gli altri non lo voglio sentire. Però fondamentalmente oggi, diciamo sul cartaceo, cioè quindi uscendo un attimo dal discorso di internet,
un autore può autoprodursi del tutto rischiando, no? Dicendo faccio questa cosa, o fare il crowdfunding che sta andando tanto ma che non sempre ha questo grande risultato, e ci sono anche tanti metodi per fare che il risultato sempre è andato bene o che, no? Giocarci. Quindi attenzione, però quindi magari avete l'impressione che ci siano molti più successi di crowdfunding di quanti veramente ci siano, perché ci sono dei fondi dietro che vengono aggiunti o perché ci sono delle cifre che vengono messe basse per far vedere che tanto ci siamo arrivati e cose del genere. E poi c'è l'editore. E l'indipendenza rispetto a un editore e rispetto a un'autoproduzione. Cioè, la roba che stai facendo del crowdfunding, io sono un tordolotto, quindi io credo a tutte le cose, eccetera. Invece non è vero, proprio piano. Ma anch'io le credevo, poi pian piano, indagando e ragionando. No, ma è interessante anche perché uno poi vuole fare magari un crowdfunding e ragiona su come farlo riuscire senza... Poi ci sono due o tre donne, devo dire, del mondo del fumetto e dell'illustrazione che io le ascolto sempre con molta attenzione, perché dicono delle cosine che io dico ecco, bisogna stare attenti in quella direzione. Cioè, per esempio, fare un crowdfunding che fallisce è molto rischioso, no? Dal punto di vista dell'apparenza, cioè, che poi è stupido perché ti è andato male, non è successo niente di grave, no? Però invece ci sono chi... Vabbè, comunque, sì, infatti. La prima battuta provocatoria, allora, indipendenza non è sinonimo di qualità, no? E su questo ti chiedo di esprimerti, nel senso che poi qua c'è un altro dibattito pure. Secondo, invece i tuoi libri, e l'ultimo, cioè sembra un po' che, come dire, questo è il libro di quando uno diventa grande, no? Se sembra un po' così, come... Cioè, come vedi questa sei la vecchiaia, come la stai affrontando? Cioè, fare i fumetti fino a 90 anni? O vuoi... non era questa la domanda. La domanda era invece qual è stata la crescita che c'è stata da un libro all'altro, perché c'è stata un'evoluzione, un cambiamento, era questa la domanda. L'altra era una cazzata. Strano. Ma ne dico mai. Io lo conosco, so che è un coglione, per questo mi posso permettere di dirgli sta roba. E basta, insomma. Ecco, poi ci abbiamo. Ovviamente dobbiamo tenere un po' di tempo anche per aprire le domande, se ti regge Però mi sono scordato la prima domanda. La prima era indipendenza sinonimo di qualità. Okay. Non è. No, evidentemente non è, ma nel senso che. No, io non voglio parlare male di nessuno, in generale delle persone con cui ho condiviso un sacco di cose, però per esempio riguardo all'autoproduzione, cioè io parto dall'autoproduzione nel senso come esempio di indipendenza che ho attraversato io, perché è quella che poi ho attraversato per più tempo, eccetera. L'autoproduzione evidentemente ha due motivi, insomma, di essere. Tre adesso ultimamente, nel senso quello che si è aggiunto ultimamente è una motivazione economica, perché per come funziona l'editoria adesso e il mercato editoriale, eccetera, un'autoproduzione che ha un suo piano di distribuzione, qualcuno che sia capace a spingersi, eccetera, è assolutamente competitivo per chi la fa dal punto di vista economico rispetto a una casa editrice, a meno che non sia uno che vende tantissimo, eccetera. Quindi, però questa è una cosa che secondo me è più una cosa degli ultimi anni che di prima. Mentre invece gli altri due motivi sono o tu hai dei contenuti che sono radicalmente incompatibili proprio come contenuti con il discorso mainstream, e quindi tu dici una cosa che nessuno ti fa dire, che qualcun altro decensurerebbe, eccetera, e allora tu scegli la tua produzione perché è una maniera di esprimerti creativamente in libertà, oppure tu scegli la tua produzione perché non sono i contenuti che sono incompatibili, ma è la forma che gli dai, cioè fai roba brutta, e se fai roba brutta la gente non te la pubblica
e questo è un'altra delle, delle, cioè ce ne sono un sacco anche all'interno della roba indipendente, delle fanzine eccetera, che non è che lo fanno per scelta, perché chissà che controllo hanno, è perché fanno delle cose che sono brutte. Ma io stesso ho fatto per un sacco di tempo delle cose che erano oggettivamente impubblicabili. Per me, anche io, se riguardo adesso anche la profezia dell'armadillo, per me ma tutti i libri, ma più passa tempo più mi riguardo e penso, ma come cazzo hanno fatto via sta cosa con tutta la testa storta, le cose eccetera, cioè e ci sono un sacco di cose, però insomma non, sicuramente non è garanzia di qualità per niente. Dovrebbe essere garanzia del fatto che se una cosa è bella o brutta non lo è per degli interessi, lo è in maniera un po' più libera, insomma, però anche lì, cioè, vuol dire veramente tutto e niente. Se poi invece rispetto all'altra domanda sul libro come io, se i miei libri sono cresciuti eccetera, non lo so, io so soltanto, non penso di aver fatto, io penso di aver fatto un sacco di cose altalenanti, cioè non penso che i miei libri ci hanno avuto una progressione di cose che sono migliorate. Per dire, io sono molto affezionato al primo libro, La profezia dell'armadillo, non sono affezionato in maniera così emotiva eccetera a nessuno dei libri successivi, che secondo me sono peggio della profezia dell'armadillo, e tranne Dimentica il mio nome, che è un altro libro che invece voglio molto bene e che mi sembra che ha avuto, in cui sono riuscito a fare qualcosa di più rispetto a quello che facevo prima. Però anche lì il problema è che quando uno lavora, io ho un sacco di accogli, di impicci, devo sempre consegnare della roba, così, e quindi quando uno si mette a lavorare su un libro nuovo, dovrebbe, cioè quello che dovrebbe essere la procedura standard per uno che fa questo lavoro, dovrebbe essere: se tu vuoi sperimentare qualcosa, lo sperimenti nella tua cameretta, stai in un angolo, ti metti a disegnare, ti metti a fare delle prove, eccetera, e quando sei sicuro questa cosa la fai vedere a un pubblico. Io questa possibilità di sperimentazione negli ultimi anni non ce l'ho avuta, perché poi soprattutto all'inizio accettavo tutto bulimicamente, pensando che prima o poi sta roba si sgonfiava, io tornavo a fare traduzioni e ripetizioni, quindi dovevo accettare tutto finché potevo, e poi comunque le cose sono anche cresciute di per sé, quindi praticamente ogni esperimento che io ho fatto è andato comunque, o è finito in un libro, o è finito su una rivista, o è finito da qualche parte, è stato comunque dato in pasto al pubblico. Alcuni esperimenti, questi esperimenti per me sono riusciti, alcuni sono falliti, però quelli che sono falliti in qualche modo mi sono serviti comunque come banco di prova per prendere le misure su come fare la cosa successiva. E in questo senso, adesso io non lo so se sto libro, cioè sto libro che sta uscendo adesso, che tu non sei il primo che hai detto il libro della maturità, queste cose qua terribili eccetera, io non lo so se il libro della maturità, io non lo so come viene, perché poi io una roba così non l'ho mai fatta. Sicuramente è una cosa che a me magari fa, ma non è che io penso che da oggi in poi io devo fare soltanto i pipponi di geopolitica, anzi io se domani voglio, cioè se la prossima cosa è la ricerca del plum cake, io non c'ho nessun problema a farlo, se mi vanno di raccontare. O dei giochini, ti ho visto quando ti hanno regalato. Hanno regalato Millennium Falcon, ma con dentro i personaggetti dell'S lunga, di Star Wars, ero molto contento. Infatti, grazie Andrea. E però, cioè, non lo so come questa cosa evolve, ma la cosa di cui sono convinto è che non, per come sto a lavorare io in questo momento eccetera, di sicuro non mi riesco a immaginare una curva evolutiva che va tipo verso una maturità continua, sempre meglio eccetera, perché può essere che pia una cappellata gigantesca. La speranza mia è sempre quella che il pubblico me lo perdoni, nel senso che se pia una cappellata poi comunque si fidano che la cosa dopo c'è, cioè, ma guarda, io poi voglio farti proprio magari una domanda su questo libro, che invece a me sembrava un po' un ritorno di più al discorso politico che tu hai sempre coltivato, quindi sì, maturità sicuramente si spera, nel senso che diventare più acerbi, ma appunto non lo vedo tanto come un se, almeno non l'ho ancora letto, quindi vedremo. Però giusto per concludere il discorso invece sul discorso di indipendenza, state dicendo è proprio l'indipendenza, cioè non sentirsi legato perché il pubblico si aspetta una cosa,
a fornire quello. Se in quel momento si ha un'altra esigenza, questa cosa prevederebbe una grande leggerezza di spirito, invece io mi ansio da morta mente di questa cosa, cioè non è che lo faccio a cuor leggero. Perché no, non devi farlo a cuor leggero, però lo devi fare comunque cosciente che se lo fai convinto, prima parlavamo e dicevamo di due forme di indipendenza molto opposte che ci sono state nel fumetto internazionale. E una è quella di Silver, che quando aveva 15 anni di professione alle spalle, grosso modo credo, si è separato, diciamo, dall'agenzia che lo curava e lo pubblicava, pur avendo sempre avuto un ottimo rapporto, nel senso di fiducia e tutto, perché comunque sentiva che aveva con Lupo Alberto la potenzialità di fare dell'altro e di creare delle cose più completamente sue editorialmente, assieme a dei soci, quindi perché una cosa del genere non si poteva, in fondo ha fatto un piccolo impero e comunque un'azienda. Allora, questa cosa significa che cosa? Che uno, se uno, Silver, ma Silver ha fatto qualcosa anche molto legato ai gadget, al merchandising, perché era adatto il personaggio della Striscia, però uno che vuole farsi editore di se stesso, non per un libro, non con un crowdfunding o per un libro che non ha la distribuzione, deve avere chi gli fa l'editing minimo e lo stampatore, chi cura la stampa, chi promuove in libreria e chi promuove in fumetteria, il distributore librario, il distributore delle fumetterie, non parliamo di edicola, se c'è anche l'edicola, poi un magazzino, quindi magazzinieri, spedizioni, curare anche un rapporto col pubblico con dei compratori diretti che possono essere le librerie piuttosto che le, eccetera, festival, incontri. Quindi crea una piccola azienda, deve fare una società, crea qualcosa che è diverso e nel caso di Silver per esempio ha creato anche molti posti di lavoro. Posti di lavoro di pochi assunti e molti collaboratori, autori, disegnatori che... Però diventi un imprenditore. E questo diventa, da una parte hai creato una cosa più complessa, più adatta, ogni cosa è adatta, ok, no? Però chiaramente ha appesantito il suo lavoro e anche si è preso delle responsabilità, per cui per esempio... anche se potrebbe chiudere tutto perché in fondo può vivere di rendita, non lo fa perché sa che ci sono molte persone che dipendono da lui e quindi va avanti, no? Un'altra scelta è quella invece di Waterson per Calvin e Hobbes, che è opposta ed è: ho smesso di attività e quindi smetto, anche se ho un grande successo in tutto il mondo, oddio, forse se l'è potuto concedere perché era un successo in tutto il mondo, però comunque ha smesso e ha detto io, e l'ha fatto per solo credo 10 anni, sono 20 anni che Calvin Hobbes non viene più fatto. Io tra l'altro quando l'ho detto dei miei allievi hanno detto ma come, pensavamo lo stessero facendo adesso, quanto è moderno. E ha detto farò qualcos'altro, il qualcos'altro non gli è venuto e sta in campagna col cane. In più ha anche rifiutato che si facessero merchandising su Calvin Hobbes, quello che c'è è tutto illegale. Allora, ci sono dei modi di essere indipendenti molto diversi. Quello di Silver è sicuramente più pesante, ma più pesante per lui, non più. E però ha creato, diciamo, appunto delle possibilità per altri. Per quello di Waterson è l'indipendenza totale e la capacità di dire sono arrivato, ho fatto il mio meglio, non voglio fare di peggio. Quando tu scegli di cambiare genere di storia perché è una tua esigenza, fai una scelta, diciamo, diversa ancora, non è neanche quella di Waterson, è un'altra ancora, ma è una scelta di indipendenza che l'autore dovrebbe poter fare sempre, non con leggerezza però in effetti, perché se lo fai con leggerezza adesso mi gira,
forse se mi gira di far così, forse è veramente poco, no, per sostenere un cambio. Ed è per quello che il lettore ti può seguire. Poi può anche criticarti, perché è normale, nessuno scrittore va sempre soltanto a migliorare. Ci sono i momenti di flessione e spesso, te lo dico proprio perché mi ricordo di certi autori di fumetto, dicevo, ma questa storia mi sembra un po' confusa come segno, come... perché era un momento di cambiamento. Quindi spesso nei momenti di cambiamento, alla ricerca di una svolta diversa, si fa un prodotto che, parlo di prodotto in questo senso proprio, perché è meno riuscito come prodotto, come discorso artistico in realtà è una cosa che si sviluppa. Per cui tra l'altro, ecco, mi interesserebbe capire come hai lavorato. So che quando mi avevi detto sempre nella famosa intervista che quando hai fatto quella storia degli zombie, che sinceramente è la meno riuscita secondo me, e appunto torniamo a questo discorso, era il tentativo di arrivare a una storia più complessa, diversa però da quella dei ragazzini che adesso mi sfugge il nome, e lì c'è stato questo tentativo non riuscito, ma che a te serviva per arrivare a costruire, invece che delle storie brevi, una storia più lunga e complessa. Come hai affrontato questa cosa? E invece questo passaggio a Kobane, comunque la storia di Kobane uscita per l'internazionale era bellissima, questo te lo devo dire, quindi penso che anche questa non possa essere... No, invece questa farà schifo, abbiamo la recensione in anteprima. Dei parametri diversissimi, nel senso che tutte le cose che pensavo che potevano funzionare in quella storia in realtà non si potevano trasportare su un 270 anche per il dover... Ma prima di rispondere all'altra cosa, in realtà io quella storia di zombie non la dovevo fare, cioè io dovevo fare il libro su Minonna sostanzialmente. Mi sono reso conto che non ero capace in quel momento a fare il libro di Minonna, perché non avevo mai fatto un libro in cui io non fossi un protagonista unico, non avevo mai fatto una storia così lunga, eccetera, e quindi con piani temporali che si intrecciavano, e quindi ho pensato, provo a fare questa cosa di zombie che sicuramente è più gestibile, è più piccola. È ovvio che quella storia, pure secondo me, ha mille limiti, mille cose che non funzionavano, eccetera, ma a me mi è servito proprio per quello, per pensare, ok, questa cosa qua non mi è riuscita, non la so fare, quindi non la rifaccio. Quest'altra cosa qua invece mi è riuscita, la riprovo a sviluppare in quell'altra cosa. E in realtà io lo considero proprio uno step imprescindibile per aver fatto quell'altro libro. Sì, quello che ti dicevo, infatti. Però certo, uno queste cose le dovrebbe fare a casa propria, non è che dovrebbe... Ma no, gli autori lo fanno sempre pubblicandole. Ma insomma, non lo so. Sì, io quelli che ho visto erano sempre tutte pubblicate. E dicevo, questa storia sembra che si sia bevuto un po' il suo passato. Sì, perché stava provando delle cose per cambiare, ma te lo dico di Muñoz, di Mazzotti, mica di Pierlone. Non lo so, sì, io quindi... penso sempre che quando uno va a cacciare i soldi per un fumetto, tu gli devi dare il meglio che puoi fare, delle prove. Non sono prove. Però sì, cioè, è la scimmietta che tira sulle zampe per stare su due... cioè, sono evoluzioni. Poi comunque serve anche il feedback, cioè se lo provo da solo in cameretta, manco mi rendo conto delle cose, cioè. Quindi sicuramente. Però invece per quest'altro libro io pensavo che era una cazzata sto libro in realtà, perché intanto non è che dovevo fare uno sforzo di storia. Io sono stato lì una volta, sono ritornato lì, c'erano un sacco di cose da raccontare, abbiamo fatto un viaggio in cui c'erano veramente un sacco di cose, sono tornato, io ho preso appunti durante tutto il viaggio, sono tornato con un quaderno pieno d'appunti, in qualche modo era già una sceneggiatura, quindi ho pensato non mi devo manco stare là a fare sceneggiature, cose, riprendo esattamente questa cosa, racconto com'è andata e questo. Allora, e come è andato? Era la stessa procedura che avevo fatto per il reportage eccetera. Basato che già era una media lunghezza comunque. 40 pagine erano. Però erano 40 pagine super emotive, super paracule, nel senso che poi difficilmente entravano proprio nel merito delle cose, eccetera, erano delle impressioni molto di quello che è stato l'impatto là.
nell'altro viaggio siamo stati molto più tempo, abbiamo visto molte più cose, soprattutto siamo entrati proprio un po' a cercare di capire quali sono i meccanismi delle cose che stanno succedendo lì, eccetera. Intanto mi sono reso conto che è una cosa che è così complessa che al lettore medio qualcosa io devo spiegare, cioè devo spiegare anche la geografia, alcune cose gli devi spiegare da dove vengono, cioè nel senso, perché il problema gigantesco, secondo me, per capire quella situazione lì, è come i media nostri affrontano quella situazione. Cioè stanno le donne combattenti che stanno là con il fucile e sembra che queste sono comparse come funghi. Cioè sembra che 3 anni fa là ci stavano soltanto le persone col burka, il hijab e vessate da società maschilista e poi dall'oggi al domani spuntate queste col fucile che hanno liberato Kobane. E ovviamente questa è, però nel senso, non ci sta nessuno che ti spiega come queste sono arrivate a fare questa cosa, mentre invece secondo me la cosa che è interessante per capire questo qua è quali sono stati i passaggi, però questi passaggi significano raccontare soltanto l'attualità di quello che sta succedendo adesso, significa riprendere una cosa che magari c'ha 40 anni di storia, quindi deve raccontare. E questa roba qua è proprio il grande rischio che pone, cioè è la cosa più terribile del mondo, cioè fare tipo la didascalia infinita con 3 illustrazioni, eccetera. E è stato super difficile per me fare questa cosa. Io quello che ho cercato, e rischi sempre poi che tu racconti quello che hai visto, eccetera, e sembra quando torni dalle vacanze e fai vedere le diapositive, questa è nonna Ida che mangia gelato, questo è, ed è un altro grande incubo mio. E io quello che ho cercato di fare sostanzialmente è stato di raccontare il più possibile questa cosa, dando tutti gli elementi col massimo dell'onestà intellettuale, nel senso di raccontare anche quelli che erano i dubbi miei proprio rispetto alle cose che vedevo, e cercare di riportare ogni cosa che io vedevo che in qualche modo era lontana dall'esperienza mia, quindi difficile da capire, che sono delle cose che sono esattamente quelle che fanno sì che le persone non riescano a appassionarsi di questa roba perché le percepiscono come distanti, eccetera. E ognuna di queste situazioni provare a mediarla attraverso quelli che sono i miei strumenti di lettura della realtà, che sono fatti anche delle serie televisive, di cultura pop, eccetera, cercare di ricondurre quello che non capivo a degli esempi di cose che capivo, che può sembrare una cosa magari offensiva di alcuni elementi, perché è ovvio che tu c'hai di fronte una roba così, che ne so, i martiri morti, le cose, eccetera, e tu poi ci metti Barba Papà accanto e questa cosa può sembrare offensiva, però invece secondo me è proprio la chiave per cercare di leggere una realtà che sennò a noi ci sembra dei marziani e non ci abbiamo nulla che spartirci. E io non so come è venuta sta cosa in verità, non l'ha detto mai nessuno, quindi io spero che non lo ma questa cosa che tu invece proprio mescoli la, più che altro accosti la realtà molto difficile comunque lontana da noi, di Kobane, di situazioni tra l'altro magari non vissute solo in quel momento, ma spiegando un po' di storia dietro, con questi elementi, secondo me è veramente la tua cifra giusta per raccontare appunto senza pipponi ma seriamente. E seriamente vuol dire anche metterci questi elementi invece pochissimo seri, ma pensa che rispetto a quello che succede su Facebook e metti il bambino sgozzato e subito dopo il gattino che salta, è assolutamente, cioè, l'accostamento è molto 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 più serio il tuo, anche perché il tuo è un accostamento clinico, mentre quello è proprio che noi 3 secondi prima piangiamo e poi 3 secondi dopo ghigniamo di sgozzate, ma veramente. Quindi, da questo punto di vista, no, davvero. Speriamo bene. Se hai continuato a mettere questo tipo di elementi, invece, hai, credo, fatto la cosa giusta, poi te lo dirò leggendolo, ovviamente, però mi sembra che tu abbia invece proprio il giusto taglio. Mi viene sempre in mente, rispetto alla scrittura e all'evoluzione delle cose, che parlavamo prima del cambiare, no? E quindi del fare anche qualche cosa di riuscito male perché è in un passaggio. Invece Guibert,
come si chiama di nome, aspetta, vabbè, Guibert, quello di Kobane, sì. Corea, Cina. De Lille. De Lille, no, Guibert, sì, scusa, sì, povero Guibert, sì, che è un santo. De Lille, Guy De Lille, ecco perché. Guy De Lille, io l'ho letto in francese la prima volta con il fumetto, che poi in Italia è uscito come secondo. Perché quello sulla Corea l'ha fatto come secondo e aveva fatto prima quello in Cina. E a me era piaciuto molto il suo primo fumetto, perché era quello di un tonto che va a fare l'animatore in Cina, quello che guida gli animatori in Cina, e si trova in un paese veramente alieno, già dove non sa dove mettere, accendere la luce, o cioè le cose più stupide della vita quotidiana, ma dove si rende conto anche di stare in stanzette, non può comunicare molto con fuori, certe cose così. Questa sua visione da scemo era estremamente bella, perché era divertente, ma faceva intravedere delle cose un po' più intelligenti, no? Però è anche quanto siamo alieni in certi paesi, noi, non che sono coglioni loro, noi siamo stani lì, l'ignoto. Quando fa la Corea del Nord, la cosa diventa ovviamente più pesante. Lui aveva già avuto successo con il primo, e con il secondo diventa più importante, perché la situazione lì politica è molto più grave, e anche lo scemo riesce, che viaggia, riesce a raccontarla in maniera sempre con questo suo candore, ma anche con delle cose molto più agghiaccianti, sebbene stupide, tipo che gli danno dei fiori appena arriva, e lui deve andare, questi fiori che gli regala, dice che bello, me li ha regalati, che gentili, no, deve andarli a deporre ai piedi della statua del dittatore. De Lille però ci prende gusto. Il successo di queste storie fa sì che lui ripeta lo schema, perché oltretutto sposa una di Médecins Sans Frontières, e quindi la segue in posti sempre più sfigati dal punto di vista politico. Ma lui non cambia modo di raccontare, resta ancorato al suo modo, solo che però adesso è anche obbligato ad essere più politico. E questa cosa non è più lo scemo, ma in realtà quello che continua a fare il fumetto è uno scemo, nel senso che non è un uomo che ha una coscienza politica, ma si sforza di farlo. Allora, nel suo tenere lo schema sempre uguale, De Lille, invece che creare un'evoluzione in cui avrebbe fatto anche qualche cavolata, mantiene il suo pubblico restando uguale, ma in realtà perde. Quindi che tu non faccia questo mi sembra una gran cosa, cioè sono sicura che potrebbe essere davvero che l'anno prossimo ricominci a raccontare storie di armadillo quotidiane, perché sarà una tua esigenza. L'importante è che tu segua te stesso e non come Guibert, che sì, segue invece un pubblico, ma alla fine restando più che mai se stesso, no? Senza evolversi. Non so se tu hai letto De Lille, sì, cosa ne pensi? Ci abbiamo un approccio un po' super diverso, nel senso che a me, quando ho fatto la prima casa di Kobane, mi sono venuti tutti i paladini di tutti i paesi sfigati del mondo a dire: fai una roba sull'Angola, fai una cosa sul Perù, fai sì, una cosa sulla roba, eccetera. Però nel senso, io sono andato a, non sono andato a fare un fumetto su Malagrotta, esatto. E non è che io sono andato a fare un fumetto sul Kurdistan. Io della biografia mia ho interesse per quello che succede in Kurdistan, banalmente perché mi sono appassionato alla cosa curda quando venne Öcalan a Roma a chiedere il presidente del PKK, a chiedere l'asilo politico, e i centri sociali romani, avevo 16 anni all'epoca, si fecero un po' carico dell'accoglienza di tutta la diaspora curda che arrivava in Italia a sostenere quella richiesta. I primi schiaffi con la polizia che io ho visto in vita mia sono stati sotto le linee aeree turche in quella situazione lì, eccetera, quindi c'è proprio una cosa a cui sono affezionato emotivamente. E quando abbiamo deciso di andare lì a Kobane, prima alla frontiera e poi a Kobane, eccetera, ci siamo andati nell'ambito di un progetto che era quello di fare il fumetto, non era quello di andare in parte a portare degli aiuti e in parte a imparare qualcosa, perché
poi ci abbiamo molto più da imparare noi da quell'esperienza là che non dall'aiuto che possiamo portare noi a loro. E quindi cioè, questa roba incrociava la mia biografia per quelle che sono i miei interessi e quello che fa. Sì, in realtà il mio modo di contribuire a quella cosa era a stare all'interno di quel viaggio, portare quella roba, eccetera. Poi in verità in quel momento lì io mi sono reso conto un anno fa più o meno, quando io ho capito che nella vita adesso faccio fumetti, quindi ho accannato i ragazzini a cui faccio ripetizioni, eccetera. E allora io gli ho proposto internazionale, gli ho detto, se volete vi faccio anche la cronaca di quello che vediamo, però è una cosa. Cioè, non ho mai pensato, mo vado in quel paese a raccontare questa cosa, mo vado in quell'altro a fare reportage, eccetera. Cioè, io racconto quello che faccio nella vita. Il povero De Lille, anche lui, dove andava faceva. Il suo atteggiamento era, io sono stupito di questo mondo. Io ho non ho sposato con una di Medici Senza Frontiere, quindi in qualche modo dove vado ci vado perché sono molto convinto e no perché ci finisco per caso. Esatto, questo. Sì, lui ci finisce per caso, lui è davvero il... quello che lo metti lì e dice solo che non vuole più esserlo perché il pubblico richiede invece delle cose. Tu invece non ascoltare quello che il pubblico ti chiede, appunto, perché sicuramente, come a De Lille dall'altra parte, ti offriranno di scrivere a questo punto le storie politiche di tutti e prima ti avrebbero chiesto di raccontare invece i loro sandwich e le merende, no? Cioè, quindi è chiaro che ognuno poi esige, chiede di qualcosa ancora di più suo oppure ti fa portabandiera, però la cosa importante è proprio che uno quando racconta Kobane, da una parte racconta Kobane, ma dall'altra racconti te e quindi racconti noi, perché se racconti soltanto Kobane forse dovresti farci 20 anni di studio prima, invece no, è il rapporto, è il tuo modo di vedere ed è un rapporto anche di scambio culturale, no? Infatti no, è una cosa impopolare, ma poi cioè, in 10 minuti volevo tenere un po' aperto la possibilità di domande, però questo, io per esempio, cioè, te non ti conosco come fumettista. Io a lui ho conosciuto come un compagno, lo so che non ti ricordi più, non ti ci chiama più perché mi dici grazie. Grazie per il microfono, grazie a te. Oh, grazie signor Mattia. Grazie, cose accadono. No, però dico, mi sembra invece tutta continuità in realtà, no? La vedo in continuità, cioè io per esempio il luogo, il momento giusto per... però tutti i processi, i percorsi di lotta di qualsiasi tipo, una frase che mi è sempre piaciuta e che si è sempre detto lì, come nei movimenti, da quelli più grandi che ci sono stati, c'è spazio per tutti, nel senso che ognuno ha il modo di contribuire a qualcosa. C'è chi sarà più bravo a fare, a scrivere i testi, i comunicati, c'è chi sarà più bravo a fare qualcosa a livello più base, no? E c'è chi magari farà fumetti. Cioè, senso, io la vedo anche in questa moda, cioè personalmente, detta da me a te, la vedo così, cioè mi sembra normale che tu faccia una cosa su Kobane. Io però vorrei pure sto spillare le birre ogni tanto, invece di disegnare la cannina, eccetera, te confesso, però... Sì, ormai c'è l'accollo, perché ormai è diventato... Non chiedete no, dico, io dicevo la continuità, la continuità dal punto di vista del contenuto, nel senso, appunto per, anche per darti un po' ragione, nel senso che non è che uno diventa... come dire, alla mano, a disposizione di chiunque c'è da dire qualcosa, no? Ma va in continuità anche a quello che tu fai, dici e in cui credi, nel senso, cioè, così come hai sempre fatto politica anche in questo senso, cioè il Kurdistan è in totale continuità, non è che dici c'è cioè, questa... poi in realtà è ovvio che adesso è fatto, come dire, di cronaca, nel senso no, è più attenzionato, ma in realtà neanche tanto, perché è esattamente il contrario. È già smesso e più c'è una narrazione totalmente sbagliata su quella roba là. Quella mainstream non è la verità. Quindi cioè, non è affatto la verità quella che passa in televisione su questo tema. Quindi forse anche questo io dico, nel senso io sono contento che esco, non ho letto, però che
che escano contributi di questo tipo, che portano anche un'altra narrazione. Sì, io voglio dire una cosa sempre, che non è che io ho la verità, nel senso che io ho un'esperienza mia che ho visto, racconto quello che ho visto, ho mediato anche dagli strumenti miei che sono pure limitati per capire quello che ho visto, mediato dal fatto che lì c'è una guerra, quindi anche le cose che racconto a volte non le puoi raccontare come le viste, perché significa anche mettere a situazione di repentaglio, eccetera, e poi è sempre è molto parziale quello che visto, è anche molto parziale, cioè è anche molto di parte dal mio punto di vista, quindi io non ho la pretesa della verità, io ho quello che posso promettere è l'onestà intellettuale dal punto di vista mio rispetto a quello che racconto, poi insomma. È di parte, anzi è corretto proprio perché è di parte. Apriamo le domande a questo punto, se ci sono, abbiamo qualche minuto. Dipendenza e indipendenza, tornando un po' sul tema di cui si parla, il linguaggio è importante in tutto questo. Io vengo dal centro Italia, da Terni, e quindi quando ti ho detto i primi tempi dopo la profezia dell'armadillo, che dicevo, oh mazza, questo parla come amico mio, cioè c'è un linguaggio, uno slang romano comunque, che è accessibile, era accessibile a me perché come lo leggevo lo immaginavo, e so, dicevo questo qui, più che... Cioè, non so come sarà preso dal resto d'Italia, comunque se continuerà ad avere questo te. Tra l'altro io e te siamo quasi coetanei, quindi anche dal punto di vista della cultura popolare, i riferimenti. Sei più grande o più piccolo? 84, okay. Penso. Di che mese? Settembre. Ok. T'ho fregato. No, quindi dicevo, cavolo, a me piace, comunque ha un impatto quasi locale, no, in realtà no, perché di già in espansione, però dicevo... questo non so se lo apprezzeranno allo stesso modo in altre parti d'Italia o comunque se sarà capito fino in fondo, anche tuttora scommetto che come ti capiamo noi, diciamo, limitrofi, non ti capirà al 100% il milanese o il siciliano, credo, non lo so, proprio come fluidità di lettura e tutto. E quindi mi chiedevo se questo, se questo l'avevi mai pensato, se l'hai mai considerato, se l'hai mai pensato forse un limite all'inizio oppure... comunque tu hai continuato perché è giusto, perché quindi sei rimasto indipendente dal nostro punto di vista del linguaggio, quindi volevo sapere cosa ne pensate. Devo dire che in realtà il romano tutto sommato è sdoganatissimo, dai pure i presentatori TV parlano romano, vai, ma poi le serie TV, le cose, film, insomma, devo dire che non è come parlare in bolzanese, bolzanino, bolzaneta, non lo so, però è molto più semplice sicuramente esprimersi così. Quindi non è che io ho mai avuto grossi limiti o qualcuno che non capiva, eccetera. Un po' di cose le mitico però, nel senso che ci sono, per esempio, mandi beuti ragazzini, la BAO me lo tolse. E disse che non si capiva cosa significava far arrestare i ragazzini, però a parte questo non ci hanno avuto questi problemi. Devo dire che questo invece mi sembra che un limite molto più grosso sulla traduzione all'estero, nel senso che mi sembra che all'estero tutta quella roba là si perde completamente e un po' tutto l'impianto della cosa, perché poi io sembra che sia proprio un coglione, però io a questa roba qua un pochetto ci penso, nel senso io quando scrivo le cose cerco di pensare a che siano il più possibile simili a come le direi dal vivo, proprio perché mi piace che la roba rispecchi abbastanza la lingua anche a costo di risultare sgrammaticata, e questa cosa nella traduzione estera si perde completamente e quindi un po' viene penalizzato. Però è pure vero che non è che io posso pensare quando faccio un fumetto di come sarà venduto in Francia, perché sennò poi mettiamo un manzo. Comunque posso testimoniare che anche sessantenni veneti possono capire. però sì, è vero, per le traduzioni è veramente complicato. Altre domande? Cose, questioni, curiosità? Nessuno fa domande, poi gli scrivo Facebook, lui. Mi sembra, forse mi sbaglio, questa scelta del reportage su Kobani, una scelta di indipendenza dal pubblico, nel senso che
ci vedo un po' il rischio di non incontrare un pubblico proprio di massa. Lo vedi questo pericolo? Che ne pensi? Sì, sono terrorizzato. Nella mia testa la BAO stampa di 100.000 copie, penso che gli rimarranno tutte sul groppone e il fallimento della BAO sarà colpa mia. Vabbè, quindi, prima li hai aiutati e poi li hai distrutti, io Dio. Con le mie mani. No, sì, la vivo con grande ansia, però proprio grande ansia davvero. Però è pure vero che qual è l'alternativa? Che non lo faccio perché a qualcuno non gli piace, e poi nel senso mi sembrerebbe brutto. E quindi vediamo come va e speriamo bene. Sì. Però non lo so, sì. Dicevamo prima nel bar che forse c'è una responsabilità, no? Anche quando si ha un pubblico ampio che ti segue, non che ha letto un libro, forse potresti comunicare loro qualcosa in più che non sanno, proprio perché che alcuni di loro non sanno su, per esempio, Kobane, non perché siano tutti coglioni, ma perché appunto è difficile avere delle informazioni diverse da quelle molto veloci anche che abbiamo da giornali e internet, insomma i vari mezzi di comunicazione, no? Sì. Quindi dicevi forse la responsabilità di... Io in realtà non la mettevo nei termini di responsabilità, perché non è che mi sento investito da una grossa responsabilità, soprattutto non c'è la pretesa di istruire nessuno. E la mettevo più come elemento per autorassicurarmi, nel senso che se uno ha fatto un percorso con me, nel senso che se quello che è stato con i libri per me è stato proprio percorso di scoprire come raccontare delle cose, eccetera. Se uno questo percorso l'ha fatto insieme a me, in qualche modo, ma cioè io sono sicuro che se il libro di Kobane lo facevo come primo libro, non si vinculava nessuno, ma se delle persone, ma non dico che si sono appassionate, ma hanno imparato a conoscere anche i personaggi, il linguaggio di quella roba, adesso sono meglio disposte a vedere quei personaggi e quel linguaggio all'interno di quello scenario lì. E in quel senso spero che è un po' come prendersi per mano, ma non sì, che cosa è un però, po' dai, come si guida un amico in fondo, no? Che sì, nel senso puoi discutere con lui delle cose diverse. Esatto, io quello spero, nel senso che c'è adesso ci sta un pubblico con cui si può, usando lo stesso, quello che è il nostro terreno comune di linguaggio, parlare anche di cose diverse che non siano... Gli amici, voglio dire, fai discussioni politiche ma passi anche una sera a cazzeggiare, quindi... Sì, è pure vero, ecco, gli amici dicono ammazza che parli con questi curdi sempre, quindi si rischia un po' che pubblico la stessa vita. Capito, sì. Abbiamo detto tante cose. Ciao. Ciao. Io volevo sapere, tu hai in mente un modo per far sapere a chi hai incontrato Kobane, quindi curdi, combattenti o anche persone che hanno partecipato nelle organizzazioni intergovernative, eccetera, quello che tu hai scritto? Cioè ci sarà una sorta di restituzione del tuo libro lì direttamente? Di confronto con quelle persone che hai incontrato, oppure è un aspetto che non ti interessa, non ci hai ancora pensato? Allora, parti dal presupposto che sto libro adesso, per come viene presentato, per come se ne parla e come verrà presentato, è il mio libro. In realtà non è il mio libro, nel senso che io lo sto disegnando io, lo sto facendo io, però è fatto tutto di concerto sia con le persone con cui sono partito che l'hanno visto, guardato, eccetera, e soprattutto con i curdi, nel senso che poi con la comunità curda, sia quella romana che con le persone con cui ci siamo interfacciati là. Ma banalmente, perché veramente io su questo punto insisto una cifra, è una situazione così delicata anche dal punto di vista bellico. Il libro parla anche di tutta una parte anche molto più delicata della parte di Kobane, che è la parte della guerriglia curda in Turchia, quindi del PKK, eccetera, che non è che io ammazzo una mattina, scrivo il cazzo che mi pare, eccetera. Comunque c'è il bisogno di capire questa roba, si può dire in questi termini, e questa roba mette in pericolo la sicurezza di qualcuno, eccetera. Quindi comunque uno scambio
o quella parte lì c'è stata, loro stessi quando hanno ricevuto questa roba l'hanno fatta leggere, se la sono girata tra di loro, quindi uno scambio già c'è stato con quelli che sono, diciamo, gli interlocutori solidi con cui si parte, si viaggia, eccetera. Poi rispetto a chi abbiamo incontrato, proprio la popolazione locale lì, sicuramente loro qualcosa gli fanno arrivare. Io adesso sono stato a un incontro con una docente curda di Radderick che è venuta a Roma a fare una serie di ciclo di conferenze, eccetera, e lei non parla italiano, non parla nessuna lingua nostra, diciamo, parla inglese, e comunque lei questa roba l'aveva letta, cioè di cose sottonazionali aveva letti, perché loro tra di loro le cose si passano. Poi è chiaro che l'idea di fare una traduzione che possa arrivare anche a chi sta lì sul campo, che magari non fa parte dei quadri politici e cose simili, è una roba che secondo me farebbe sicuramente piacere. Bisogna capire come. Non penso che un libro che possa essere stampato e venduto in Turchia, per esempio. Quindi è sicuramente più complesso. Con i nostri canali dovremmo riuscire a fargli avere delle copie tradotte almeno in inglese, sicuramente. Adesso, tra l'altro, la situazione con la Turchia, stiamo rimandando indietro dalla Grecia. Ma secondo me questo libro proprio è della chiave di lettura di alcune di queste cose che succedono. Certo, è proprio, si parla di che sarà rinnovato l'eccidio curdo con questa cosa, una giustificazione che stiamo dando alla Turchia proprio oggi, quindi... Un sacco di soldi, la giustificazione sì, stiamo dando. Eh sì, ma anche... Quindi direi che è un momento in cui bisognerebbe particolarmente parlare di questo, al di là del tuo libro, ovviamente, che mi sembra una testimonianza bella proprio perché viva e originale e rivolta a noi che siamo di qua, che ne sappiamo poco, però insomma cerchiamo in generale di essere indipendenti e cercare anche l'indipendenza degli altri, magari, no? Non ci sono altre domande, proprio un calcio d'angolo, andremo in chiusura. Intanto ringraziando tutti quanti, ringraziando Michele, ringraziando Laura Scarpa e tutte le persone che hanno assistito e che stanno partecipando alla nostra. Michele rimarrà ancora un po', sarà allo stand G06 qualche disegnetto per chi è interessato, dopodiché la programmazione va avanti. Sì, se venite da noi, che siamo davanti alla 09, cioè davanti a Sirente, non mi ricordo il numero, siamo di qua. Ci sono i libri di intervista a Michele che dedica. Prima di qua e poi di là con invece gli altri. I nostri non sono molti, quindi. Gli altri libri. La programmazione continua, insomma, rimanete e godetevi bellissima. Grazie.